Pensateci un attimo, ma serve per un motivo molto semplice, per poter dare la colpa a qualcuno, per creare una situazione di astio, di cattiveria dell'umanità, per separare le persone, perché separare vuol dire governare, perché vuol dire impedire alle persone di vivere insieme i propri problemi. E il modo attraverso cui oggi viene realizzato è esattamente questo: renderci nemici l'uno dell'altro, additarci, renderci isolati in questo terrore che serve per governare. Però io vi assicuro che dietro tutto quello che viviamo oggi c'è stata una evoluzione di un progetto originario di potere che è nato fin dalla Seconda Guerra Mondiale e attraverso quelle fasi che vi ho indicate ci ha reso così oggi nemici per governarci tutti.